c'era prima la vicenda di Berlusconi, quindi dopo si è aperta una riflessione sui nomi che leggete e che sentite, poi non so se saranno proposti tutti o una terna, però c'è un atteggiamento dialogante e rispettoso da parte nostra. Da parte degli altri dice no, qualsiasi cosa proponete non va bene. Difficile. Pronostico dialogare. Quando avremo il nome del prossimo presentatore? Ma io penso entro la settimana, giovedì, venerdì, immagino. Grazie mille. Grazie. A lei la possibilità che l'attuale presidente del Consiglio... Ma Draghi è certamente qualificato per quel ruolo, ma a me preoccupa il dopo, che mi pare pochi si pongono il problema. Che succede? Crisi di governo, elezioni anticipate, tutte cose che il Paese non si può permettere. Siamo ad una ripresa ancora molto fragile, il Covid nelle varie forme comunque è ancora lì. Io credo che la personalità di Draghi possa essere veramente un aiuto e un regalo al Paese per continuare questa faticosissima. Lei è stata autorevole candidata, il treno è passato? Ma soprattutto sì, il treno per me è passato. Ce ne sono altre, come ho detto, che possono ambire per competenza a questo incarico. Sono contenta di aver rotto un tabù tanti anni fa ed è arrivata dopo 20 anni l'ora di passare dalle parole ai fatti. Senatrice, mi dice il direttore dalla redazione che lei è stata ministro degli esteri e conosce bene la Belloni. Sì. Che pensa? Perché no? Perché sa che insomma il nome circola e è accreditata. Sì, ma se ho capito bene, Belloni come presidente del Consiglio, mi pare questa sia la candidatura. E sì. Il ruolo che ricopre può essere un impedimento. Sentiamo la voce di Celata, se non sbaglio, l'inviato di Mentana, è lui che sta interrogando. Potrebbe essere un impedimento, ma il punto è che secondo me bisogna continuare con le riforme del PNRR, non è il momento di cambiare governo, non è il momento di mandare il quarto presidente del Consiglio ai vertici europei, che francamente una sola legislatura, certo. Insomma, i paesi sono la Germania, però insomma ci sarà pure una misura. È stata ministro dell'istruzione, una parola sulla scuola, questo presidente. Guardi, cosa dovrà fare per la scuola? No, deve andare avanti questo presidente a mettere al centro, per il valore del paese, la centralità della scuola, che vuol dire gli investimenti sulla qualità dei docenti, del personale di tecnico amministrativo, perché gli studenti che già in questi 2 anni hanno molto patito, ovviamente purtroppo la pandemia, devono poter in parte recuperare, io sostengo, ma soprattutto vedere che tutto il paese è disponibile a fare gli investimenti per loro necessari. Sono 7 giorni che decidono i prossimi 7 anni, il mio è un appello, io non ho il ruolo, la responsabilità, il potere che avevo 7 anni fa, quando facemmo velocemente, e credo che possiamo dirlo, la facemmo bene. Oggi non tocca a me, sono soltanto piccola parte del puzzle complessivo. Il mio appello ai colleghi è: ragazzi, su queste cose non si scherza, cioè su un assessore, su un sindaco, su un seggio parlamentare possono esserci le genialate, le intuizioni, le polemiche. Qui stiamo parlando del Presidente della Repubblica, quindi basta col wrestling, basta con queste dichiarazioni ad uso dibattito e risolviamo il problema, perché abbiamo qualche giorno per decidere il futuro di 7 anni. Decidiamo il capo delle forze armate, decidiamo il garante dell'unità nazionale, decidiamo il custode della Costituzione, quindi basta chiacchiere e dalle prossime ore, spero che nelle prossime 48-72 ore si chiuda. C'è da decidere anche il capo del governo? Noi facciamo sul serio, tocca chi ha più responsabilità, e credo ragionevolmente che se qualcuno ha dei candidati di lista... Il suo qual è? Il suo candidato serio, affidabile, giusto capo delle forze armate? Il mio è stato, come lei Beh, sa, questo lo sappiamo. Sergio Mattarella. Credo che abbiamo pagato un prezzo anche personale, oltre che politico, a quella vicenda, però oggi, visto che siamo alla fine, diciamolo, è andata tutto bene. È andata bene. Il mio presidente del Consiglio un anno fa si chiamava Mario Draghi ed è andata bene. E stavolta due? Non tocca a me.
Cioè, è vero che sarebbe bello dire non c'è due senza tre, ma stavolta non tocca a me decidere. Io vedo molte candidate e candidati che farebbero molto bene questo lavoro, tante. Però il problema a un certo punto è decidere. Oggi la partita in mano è innanzitutto al centro-destra, che ha qualche numero in più, il centro-sinistra ha tanti numeri, noi abbiamo una pattuglia più piccola, diciamo, siamo quelli che ricordiamo ai colleghi. Lei ha anche detto diversi no, Renzi, no? Lei ha detto no a Riccardi, anche a Berlusconi. Allora, io penso che Silvio Berlusconi non fosse il candidato presidente, almeno di questa fase. Poi lei sa che il mio rapporto con Berlusconi è sempre stato travagliato, ma ciò nonostante, proprio perché gli riconosco, gli porto rispetto, credo che chi lo ha costretto a questa candidatura che non aveva i numeri dal giorno 1 gli abbia fatto del male. Quindi io sono uno di quelli che dice che a Berlusconi è stato fatto del male. Rispetto a Riccardi è semplicemente che Andrea non ha i numeri, non è una candidatura che sta in piedi, è una candidatura di bandiera che viene utilizzata allo scopo di poi metterla, viene messa in campo per poi trattare e discutere, che va benissimo. Insomma, senatore del Comitato Sant'Egidio. Va bene, poi io ho una visione della Presidenza della Repubblica, per cui non ci si inventa i nomi. La dottoressa Elisabetta Belloni, secondo lei? Se no ti faccio come direttore, puoi fare una cosa. Vabbè, Belloni, mi dice se Belloni va bene. Senatore, l'ha visto Draghi o ha programmato? Finendo un ragionamento pubblico. Il ragionamento mi ha interrotto celata, perché annaggia. C'è questa roba che c'ha l'ansia da prestazione quando arriva la maratona. Senatore, Draghi è della sua... Faccio l'ultima domanda e poi mi lasciate andare, accordo fatto? Senta, Berlusconi dice no a Draghi. Allora, la facciamo domanda su Draghi, ne prendiamo tre in dai. Io penso che Draghi pure di qua. Io penso che Draghi, che è una personalità straordinaria e che è un punto di riferimento del nostro paese, può fare molto bene il Presidente del Consiglio e può fare molto bene il Presidente della Repubblica. Nell'uno e nell'altro caso è la politica che fa la differenza. Cioè, quando avete raccontato, non tanto voi, ma insomma i colleghi editorialisti e anche qualche politico, che Draghi arrivava a Palazzo Chigi come sconfitto della politica, quella era una cosa non vera. Draghi è arrivato a Palazzo Chigi grazie a un capolavoro della politica, con piacere o meno, che è stato quello di mandare a casa Conte, come ricorderete. Oggi Draghi va al Quirinale se c'è la politica. Cosa vuol dire? Se c'è un accordo politico, non se c'è un concorso a premi. Identificati per gli altri. La politica è una cosa seria. La Costituzione prevede che un metodo complicatissimo, 505 grandi elettori dalla quarta per eleggere il Presidente della Repubblica. Ci vuole la politica. Chi pensa di andare al Quirinale senza una grande scelta politica sbaglia. Non a caso, guardate gli ultimi nomi, non è che Mattarella e Napolitano siano frutto espressione della società civile, è persino uno come Ciampi. Aveva fatto il Presidente del Consiglio e faceva il Ministro del Tesoro, non soltanto il Governatore di Banca d'Italia. Per risalire a Scalfaro, Cossiga, Ventini, Leone, la figura del Presidente della Repubblica è una figura profondamente politica. Detto questo, siccome ho risposto, a questo nel caso politico, la scelta politica sarebbe anche sul capo del governo, Belloni. La scelta del Presidente del Consiglio è sicuramente il pacchetto complessivo, governo Quirinale è sicuramente una cosa che sta in campo, senza entrare sui nomi, ma sicuramente è chiaro che questo è un tema vero. Quello non si sta entrando sui nomi? Io vi voglio bene, però... Io volevo chiedere solo una cosa, se Italia Viva è in questa partita importante, contro... Buone, però siate anche un po' seri voi. Io vi rispondo a lui e poi mi devo dare le scatole, se no alla fine non va bene. Italia Viva ha questa caratteristica, la considerano sempre in un duello. E voi avete visto come va a finire. Ci dicevano che non contavamo niente e avete visto come è finita sul governo. Rispetto ai franchi tiratori, io credo, spero ed auspico che ci sono sempre stati i franchi tiratori della Presidenza della Repubblica, persino quando Ciampi fu eletto alla prima ci furono centinaia di franchi, decine di franchi tiratori, però spero che siano irrilevanti. Hanno l'ipotesi Mattarella e Draghi, lei quale potrebbe abbracciare? Ah, questa domanda non me l'hanno mai fatta, ci dovrò pensare 24 ore. No, grazie, scusi. Buon lavoro, grazie. Quali saranno le indicazioni di voto nei prossimi giorni? Non glielo so dire, aspettiamo che arrivi nel prossimo giorno. Ed eventualmente un'ipotesi in rosa? Corrono tutti da se uno di intervistare sicuramente. Un'ipotesi in rosa eventualmente? Guardi, cioè tutte le ipotesi sono plausibili, visto e considerato che tutti i cittadini italiani di sopra una certa età possono candidarsi.